Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon This Gym of Mine. Nello scorso video ho perso due volte, ma non in palestra, per fortuna in palestra non si perde mai. Chi viene da me perirà sotto la mia lama furente. La mia lama fatta di veleno, perché sono il capo palestra di tipo veleno che usa un solo Pokémon veleno. Tutta goccia. Ad ogni modo, oggi sconfiggerò il tizio che mi ha sconfitto, che era uno di quei tipi che andava in giro in moto. Ho costruito un edificio che è spawnato malissimo. Ci ha messo un po' prima a spawnare. Ok, comunque ora c'è e non si fa nulla. Sta lì fermo. Qui si può donare pozioni e quant'altro. Loro ti chiedono: fai una donazione e tu ok. E Craggy passa. Allora qua ora ci saranno i selvatici. Giusto, e l'audio sta registrando, meno male. Ah, perché l'altra volta non mi ha registrato l'audio né di Omori né di questo gioco, quindi boh. Ehi, sono venuto qui a prendermi la rivincita. Mi sono perso mentre tornavo alla base, ma non è male dopo tutto. Posso ridurti in poltiglia? Vediamo. I Pokémon del futuro. Non è vero. Però, protezione? Ah, dai, come già lo scheggia, ma che palle. Questi attacchi insulsi. Mogwai, no, Mogwai è acciaio folletto. Me la vedo da solo. Ok. Ok, però no, non va bene. Non va bene perché ora fa super pozione. Ne ha almeno due. Ok, perfetto. Ora Ice Cube, sì, ok. Ok, mando Machop che è il Pokémon sacrificale contro questi allenatori. Purtroppo devo vincere a tutti i costi, non posso tirarmi indietro a questa sfida. Allora, l'unica maniera per non far perdere tempo e quindi prendere un danno e prendere un turno è fare Braciere. Perché Braciere è un attacco speciale non fisico e non crea contatto, quindi Ice Cube è andato, vai. Oh, Icicle Crash. Non posso scappare, tatino. Non mi interessa, ma perché ho vinto? L'ultimo Pokémon! Qual è l'ultimo Pokémon? Vanillish. Oh. Il gelatino lo sciogliamo con un bel morso infuocato. Sì, ho vinto! Sì, mi sono fatto qualche altro livello prima di affrontarlo, perché insomma, Mowile al 28 aveva, quindi... Non che lo sapessi, però... Per dire che comunque sia, è stato un bene... Icebound Pit, ragazzi, ho paura per ora. Ah, ma ci sono Pokéball qui. Super pozione grande, mi serviva effettivamente. Ok, un altro repellente. Ah, mi va nella borsa a cercare... Oh, una rare candies. Che godo. Posso anche acquistare delle canne da pesca per 0 dollari. Zero soldi, insomma. Ho visto. Ecco un'altra Pokéball. Max Potion, wow! Ma c'è tantissima roba qui, oh. Andiamocene da questa caverna maledetta. La cosa bella è che i selvatici aumentano di livello insieme a te. Questa è una cosa molto bella. Ed eccoci nelle Badlands. Hello? Che stai facendo qui? Vattene! Appena... Ah, livello 20, non male, pensavo peggio. Pensavo un livello più alto, tipo 30, sai, no? Le Badlands, cioè tu c'è qua proprio... Roba gra... Invece no. Ah! Pessima mossa, amico mio. Non male, infatti. No, non buono, no, non male. Non buono. Oi, oi! Cerchiamo di passare inosservati, no? Si chiama Vixen. Beh, questo non va bene. Quindi sono tutti quanti amicicci qui loro. Ti tengo gli occhi addosso. Ma cosa vuoi? Certo! Vixen non è il nome, ma è il nome da teppista. Però sono dei cessi, cioè, guarda, sconfigo facilmente. Dai, costo Intimidate! Non serve a niente, sono troppo forte. Contando che poi si evolve al 40, Scorupi, in Drapion. Ce ne sarà di strada da fare. Ho trovato una gracidea. Ma così? Davvero,
Dai, ancora un altro bagno. Ok, ancora uno. Un altro. Eccolo qua. Oh, yeah. Fatto. Stardust, ok. Vediamo un po' che c'è qua dentro, però. Caverna di passaggio. Terry ancora messe peggio. Ah, così Pokémon qui. Machamp al 24. Cioè noi troviamo un Machamp qui. Queste caverne, questo posto, queste Badland messe ancora peggio, le lasciamo per un altro episodio. Ora posso solo tornarmene dove stavo prima. No. Posso tornare dove stavo prima e concludere quello che ho cominciato, ok? Perché non posso venire qui e con i Pokémon così un po' scarichi. Devo tornarci con calma, ben equipaggiato. Voglio solo finire le Badland normali. E poi vediamo qui magari nel prossimo episodio. Machamp preso! E posso depositare Machop e tenermi Machamp. Bene, ci siamo. Metto Torraket davanti per sicurezza e parliamo con il tizio. Guarda, probabilmente so che tu vuoi passare, ma non posso lasciartelo fare. Vedi? Sono più intelligente degli altri. Ok. So che non puoi toccarmi. Puoi solo combattermi se ti sfido. E tu non puoi usare i tuoi Pokémon contro di me senza una buona ragione. Quindi a meno che uno dei miei amici non ti rapisce la nonna o qualcosa del genere, vattene. Non è che devo sconfiggere magari tutti prima? Quindi o probabilmente è colpa di un aggiornamento che manca e quindi che devono fare, perché non si può ancora andare avanti. Però nelle land più pericolose ci vorrei andare. Spero mi faccia salire di livello, fare un'altra volta una giornata in palestra. Perché io off screen ho fatto 4 giornate in palestra e non mi ha mai fatto salire. Quindi ho detto sai che c'è, oh. Intanto salvo, poi dopo se mi fa salire di livello meglio. Qualcuno è alla porta, attenzione. Dopo che finisce la giornata qualcuno è alla porta. Capo, il sindaco vuole vederti. Oh, bene. Link, ragazzino, continui a far scintille. Continua a fare così e vedrai che la città diventerà sempre più grande. Ho saputo dalla Lega Pokémon che puoi aumentare, che il tuo rango della palestra è aumentato. Oh, il rango a livello 2. Un momento, paparino. Sì. Abbiamo un problema con quest'asino qui che fa il bello e il cattivo tempo. Perché non ti fai indietro e ci lasci a salire forte? Vi faremo vedere cosa possiamo fare. Forza, ragazzi! Ma sì. Ma anche tutti quanti e 3 insieme con tutti i Pokémon, eh? Non c'è problema. Posso farvi tutti quanti in un attimo solo. Aspetta! Non è che ora... Perché sono stato nelle Badland? Loro rapiscono, che so, tipo il sindaco rapiscono? E quindi mi sblocca effettivamente il capo delle Badland lì, quello che prima non mi faceva passare perché a meno che non ti rapiamo la nonna non puoi passare. Praticamente sono a più 6 di attacco, solo che non posso farlo vedere a nessuno perché è inutile. E aumenta ancora la reputazione. Ah, niente da fare, se ne sono andati. Ah, che animali. Ma nessuno gli ha insegnato le buone maniere? Comunque mi dispiace per ciò che è successo. Ti lascerò andare a riposare. Ah, ho un'idea. Perché non vai al distretto commerciale che è proprio dietro la palestra? Sono sicuro che avranno bisogno di aiuto con le costruzioni. Magari ti può interessare. Ah, posso andarci ora? Oh, ragazzi, sto gioco sempre più bello diventa! Un losco figuro mi aspetta al distretto commerciale. Ah, tu devi essere il nuovo capo palestra. Felice di conoscerti. Presume che tu sia venuto qui per andare al distretto commerciale. Allora, vado dritto al punto. Questo posto è la tua tela. Questo posto? Vabbè. C'è molto spazio per le costruzioni che desideri realizzare. Ah, ecco qua. Questo è il distretto commerciale, ma non c'è nulla. Bisogna costruire tutto, quindi. Questa cos'è? La Lega Pokémon? Ah, ma costano un sacco di soldi ste cose. Ci vuole tempo allora. Tipo devo spaccarmi di sfidanti alla palestra, una cosa del genere. Starter Park. Ah, non è pronto. Oh. Incontra i tuoi nuovi amici qui, quindi praticamente è il posto dove prendere tutti quanti gli altri starter, immagino. Allora, nel prossimo episodio andrò nelle terre ancora messe peggio, Even Better Lands, bellissimo. E vedremo cosa c'è lì, perché c'era uno scienziato zombie, credo che fosse, era verde. Quindi probabilmente sarà così, sono tossiche quelle land. Un po' alla Pokémon Uranium. Comunque sia, per oggi è tutto, amici miei.
Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.